C'è una sola cosa al mondo che forse è più giapponese dei guerrieri samurai, e sono le loro controparti oscure, i ninja, gli shinobi della notte. Silenziosi e vestiti tutti di nero, questi combattenti ombra sono una parte integrante non solo della cultura pop nipponica, ma della cultura pop di tutto il mondo. Chiunque sa cos'è un ninja, e questo perché i ninja, oltre a popolare i libri di storia, popolano anche gli schermi televisivi. Film, videogiochi, cartoni animati, i media con i ninja sono tantissimi e nel video di oggi vi dirò tre anime dei lontani anni 80 con protagonisti proprio i ninja. Buona visione! Uscito nel 1985, La Spada dei Kamui è il quarto lungometraggio diretto da Rintaro e segue le vicende del giovane Jiro, un discendente del popolo Ainu che cerca vendetta per la sua famiglia sterminata. Ambientato nel periodo del Bakumatsu, La Spada dei Kamui è un'epopea nel vero senso della parola, un film lungo e mastodontico che copre un susseguirsi di eventi visti attraverso gli occhi di un ragazzo, il quale diventa involontariamente una parte integrante di alcuni cambiamenti radicali nella storia giapponese. Se paragonato ad altri lavori come Ninja Scroll, film successivo di Yoshiaki Kawajiri, che qui è direttore delle animazioni, La Spada dei Kamui risulta sicuramente una pellicola più lenta, con sequenze d'azione più stilizzate e più statiche, ma non per questo meno interessante. L'avventura di Jiro è coinvolgente e si muove attraverso le tappe classiche di queste narrazioni, dall'allenamento massacrante con la spada fino alla ricerca di coloro che gli hanno fatto del male, e il ritmo è sempre costante, senza parlare poi di tutti i retroscena presenti. Il mondo segreto dei ninja, la cultura degli Ainu, il Giappone del tardo periodo Edo, le politiche dello shogunato, l'espansionismo americano, i pirati, i tesori nascosti. Il film offre davvero tantissimi spunti interessanti e, pur non essendo forse il lavoro migliore di Rintaro, riesce sicuramente a intrattenere, offrendo una trama semplice, sì, ma intervallata da plot twist veramente assurdi e divertenti. Insomma, nonostante ci siano tanti combattimenti e tanta violenza, il punto di forza di questo film è proprio l'essenza del viaggio che racconta. Grazie alla conduzione di Rintaro e allo stile visivo di Kawajiri, sempre al top, La Spada dei Kamui porta in scena il cammino di un ragazzo attraverso un Giappone affascinante, in un periodo altrettanto affascinante, un cammino pieno di ostacoli che tirerà fuori i suoi lati migliori e che lo renderà un uomo. Primissima produzione dello studio JC Staff, Wrath of the Ninja è un OVA di tre episodi del 1987 diretto da Osamu Yamazaki. La trama si ambienta nel periodo Sengoku, sul finire del 1500, e ruota attorno a una profezia secondo cui solo tre armi leggendarie possono sconfiggere il terribile demone Nobunaga Oda, che sta trasformando il Giappone in un regno delle ombre. Così, la giovane guerriera ninja Kasumi, che ha una di queste armi, parte alla ricerca delle altre due e dei relativi possessori per sconfiggere le tenebre. Popolarissimo in Giappone, questo OVA è una delle prime rappresentazioni animate di Nobunaga Oda, figura oggi molto frequente nei cartoni. Il signore della guerra fa la parte del cattivo principale, un demone crudele che vuole gettare il Giappone nel caos, elemento questo che introduce tutta la dimensione fantastica dell'OVA, fatta di armi magiche, di creature misteriose e di mostri oscuri. In effetti, i ninja sono da sempre molto vicini all'accezione fantastica. Masashi Kishimoto, in Naruto, li descrive in grado di utilizzare arti magiche, ma non è certo stato il primo, perché i poteri dei ninja appartengono all'immaginario collettivo che si è stratificato negli anni, e in questo anime possiamo notarlo benissimo. Magie, inganni, illusioni, tutti i cliché che abbiamo imparato ad amare emergono nel pieno della loro bellezza, senza contare poi le lotte appaganti e piene di tecniche vistose e coreografiche. Per farla breve, si tratta di una classica storia di cappa e spada che punta sui personaggi, sui combattimenti e sulle battaglie, e il risultato che ne viene fuori trabocca di estetica anni 80, quindi magari oggi sì, può sembrare un po' antiquato, ma se riuscite a superare questo primo impatto alquanto retro, sono sicuro che ne apprezzerete le soluzioni visive e i colpi di scena. L'ultimo anime di questo episodio è Yoma, OVA di due puntate del 1989, sempre dello studio JC Staff.
Il protagonista è Ikage, un ninja del clan Takeda inviato a uccidere Maro, un suo vecchio amico che però ha tradito il clan. E a fare da sfondo a questa vecchia amicizia infranta abbiamo uno scenario violento e sanguinoso popolato dagli Yoma, creature demoniache pronte a divorare le persone. Anche qui il lato sovrannaturale è preponderante. A fianco di ninja e di spadaccini abbiamo mostri e bestie notturne. Però, a differenza degli altri due titoli, il ritmo di Yoma è più lento e più diluito. La violenza e il sangue non mancano, certo, ma si alternano a momenti più riflessivi e più discorsivi, che mettono in primo piano i personaggi e le loro relazioni, soprattutto Ikage e Maro. Probabilmente ciò è dovuto alla natura del materiale originale, ossia l'omonimo manga dell'autrice Kei Kusunoki. Si tratta di un manga a target shoujo pensato per un pubblico femminile, di conseguenza il puro gusto della lotta cede il passo a elementi più delicati e più ricercati, pur non disdegnando però brutalità e squartamenti, un vero e proprio schiaffo in faccia a tutti quelli che pensano che le ragazze debbano leggere solo storielle sulle maghette e sull'amore. Tornando all'anime, i personaggi sono ben sviluppati e si muovono abilmente in un mondo psichedelico governato da una mitologia densa e reale. Il confine tra il regno dei vivi e quello dei morti è molto sottile e si rispecchia anche nelle ambientazioni. Durante il giorno, la luce calda e scintillante del sole infonde sicurezza, mentre durante la notte lo schermo si riempie di colori scuri, rendendo l'atmosfera lugubre e perfetta per dei mostri malvagi. Insomma, diciamo che Yoma è forse l'anime più strano del trio, diverso dai racconti più mainstream, ma allo stesso tempo simile ai grandi classici di Cappa e Spada. Bene ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione e vi invito a scrivermi che ne pensate giù nei commenti, assieme ad altri titoli vecchi a tema ninja da recuperare, se ne conoscete, naturalmente. Detto questo, statemi bene mi raccomando, e noi ci si vede, come al solito, al prossimo video!